azioni. Per facilitarli, lo Stato metterà in campo incentivi fiscali, semplificazioni burocratiche e in futuro anche buoni sconto per sostenere le spese delle famiglie che sceglieranno di passare alle nuove tecnologie. Per ora però si tratta solo di linee guida, un progetto complessivo. Dal governo non è arrivato né un decreto né un disegno di legge. Rispetto alle indiscrezioni dei giorni scorsi, dunque, sono saltate alcune norme, tra cui la più controversa, quella che prevedeva la rottamazione entro il 2030 della vecchia rete con i cavi in rame di Telecom Italia. Una misura che aveva subito scatenato polemiche da parte della società, che avrebbe subito un pesante danno economico. Lasceremo libertà agli operatori sulla tecnologia da scegliere, ha spiegato il ministro Guidi, tutto pur di raggiungere gli obiettivi europei, portare internet veloce al 50% degli italiani entro il 2020. Possiamo fare anche di più, scommette il governo. Speriamo sia vero, visto che la banda ultralarga aiuta le imprese e l'economia. Secondo alcune stime potrebbe far crescere il nostro prodotto interno lordo nei prossimi anni fino al 10% in più.